Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo l'abbigliamento di Decathlon, nel particolare vedremo sia l'abbigliamento femminile che l'abbigliamento maschile. Inizieremo da quello femminile, vi lascio qua sotto il minutaggio se volete andare a quello maschile e ci tengo a precisare che l'abbigliamento che abbiamo scelto è per delle condizioni climatiche che stanno attorno ai meno 10 gradi, più o meno. Perciò, con queste premesse, Sara, a te la parola e iniziamo subito. Cominciando con l'intimo, ho scelto il completo WEDS 580 iSoft. Nonostante siano pensati per le sciatrici, questi cavi si sono rivelati ottimi anche per il trekking. La loro vestibilità aderente, infatti, favorisce la mobilità e la libertà dei movimenti. Ho apprezzato molto il tessuto, morbido al tatto e confortevole grazie alla tecnologia iSoft. Completano la dotazione e la costruzione seamless, ovvero le cuciture poste all'esterno per limitare gli sfregamenti, e la tecnologia Ai Band affinché il capo rimanga fermo e non si sposti creando fastidio. Parlando dell'aspetto più importante dell'intimo termico, la termoregolazione è garantita da un'ottima traspirabilità grazie al sistema di body mapping per la dispersione del calore nei punti in cui la produzione di sudore è maggiore, come la schiena e la zona ascellare. Per quanto riguarda il pantalone, ho scelto il Queccia SH520 X Worm Stretch. Anche in questo caso la mobilità è garantita dal tessuto elastico che conferisce al capo una vestibilità attillata. Tra le caratteristiche che ho più apprezzato di questo capo vi è la possibilità di regolare la vita attraverso una cintura fissa dotata di due comodissimi strap laterali che ne favoriscono una veloce ed efficace messa a punto anche in movimento. Il tutto è completato poi da una zip frontale con velcro nella parte del bottone per la chiusura del pantalone. Per i fazzoletti e burro cacao ci vengono in soccorso due comodi tasche richiudibili. Sono presenti inoltre due zip a tutta lunghezza per favorire la dispersione di calore che si sono rivelati molto utili nelle giornate più calde. Infine il pantalone è integrato di ghetta con un orlo dotato di inserti antiscivolo ed un gancio da attaccare allo scarpone per limitare l'ingresso di neve. All'interno il tessuto si presenta smerigliato per una sensazione di comfort e morbidezza a contatto con la pelle. All'esterno il tessuto è idrorepellente e antivento per restare all'asciutto ed evitare che il vento ci raffreddi. Per il secondo strato ho scelto il modello Quecia SH500X Worm. Tra gli aspetti che mi hanno colpito di questo capo ci sono senz'altro la visibilità slim e il tessuto di pile morbido a contatto con la pelle. Apprezzabili anche le due tasche richiudibili sull'addome, sempre utili per riporre i fazzoletti e burro cacao. Tra le particolarità del capo troviamo la presenza di manicotti sul fondo della manica, un collo alto per limitare l'ingresso di freddo e un cappuccio impermeabile facilmente estraibile. Sono presenti inoltre inserti impermeabili su spalle, maniche e orlo. Il capo presenta un buon isolamento termico che ne consente l'utilizzo in condizioni di freddo rigido. Ma questo ne inficia la traspirabilità durante le attività ad alta intensità, nonostante la presenza di una cerniera a tutta lunghezza e di un'apertura dorsale posteriore. Infine, un limite che ho riscontrato di questo capo è la sua voluminosità, in quanto, se non indossato, risulta ingombrante per il trasporto. Come giacca, ho scelto la Queen SH100X Worm. Il calore rappresenta il maggior pregio di questa giacca. Grazie alla sua imbottitura ovattata da 150 grammi al metro quadrato infatti potremo affrontare escursioni fino a meno 10. Per proteggersi da neve e acqua, questa giacca presenta un'impermeabilità di 2000 mm di colonne d'acqua. Per riporre i nostri oggetti personali abbiamo a disposizione sull'addome due tasche richiudibili che, grazie al loro interno in pile, riescono a tenere al caldo le mani. È presente inoltre una tasca interna per riporre lo smartphone. Il dorso della giacca e il cappuccio sono realizzati in pile che ha il grande pregio di tenere al caldo e conferire comfort, ma che se messo a contatto con acqua o neve tende a inzupparsi. Continuando a parlare del cappuccio, troviamo due comodi cordini per regolarlo e una visiera per proteggerci da, dalla pioggia. Per limitare l'ingresso di aria fredda, troviamo la possibilità di regolare il bordo inferiore, il collo alto e dei bottoni sopra la cerniera centrale per aumentare l'isolamento termico. Il grande limite di questa giacca è rappresentato dalla sua vestibilità a parca. Infatti questa giacca mi ha impedito diverse volte di poter alzare le ginocchia agevolmente per superare degli ostacoli. Per questa ragione forse sarebbe stata meglio una vestibilità più classica. Infine, come per il secondo strato, l'ingombro rappresenta un limite per questo capo nel momento in cui andiamo a riporlo nello zaino. Come piumino ho scelto il Forklats Trek 500. Esso è dotato di un'imbuttitura composta all'85% di piumino Danatra, certificato RDS, che ne conferisce un peso esiguo. Nella taglia M arriviamo a soli 380 grammi. La vestibilità slim ne favorisce i movimenti e lo rende utilizzabile anche per la vita quotidiana. Per stoccare gli oggetti, invece, abbiamo a disposizione solamente due tasche richiudibili. Per evitare l'ingresso di aria fredda, troviamo polsini elastici, collo alto e possibilità di regolazione sul bordo inferiore. Il piumino è richiudibile facilmente nella sacca data in dotazione, grazie alle sue dimensioni generose, che tuttavia non costituiscono un limite vero e proprio, poiché una volta inserito nello zaino si può andare a comprimere ulteriormente. Infine, questo piumino è idrorepellente per permettersi di restare asciutti i primi minuti di pioggia. Perciò, ora che abbiamo parlato dei capi femminili, beh, vediamo i capi maschili. Cominciando con l'intimo, ho scelto il completo Weds 580 iSoft. Nonostante siano pensati per lisciatore, questi capi si sono rivelati ottimi anche per il trekking. La loro vestibilità aderente, infatti, favorisce la mobilità e la libertà dei movimenti. Ho apprezzato molto il tessuto morbido al tatto e confortevole, grazie alla tecnologia e soft. Completa la notazione, la costruzione seamless, ovvero le cuciture poste all'esterno per limitare gli sfregamenti della e la tecnologia ai band affinché il cavo rimanga fermo e non si sposti creando fastidio. Parlando dell'aspetto più importante dell'intimo termico, la termoregolazione è garantita da un'ottima traspirabilità grazie al sistema di modi mapping per la dispersione del calore nei punti in cui la produzione di sudore è maggiore, come la schiena e la zona ascellare. Per quanto riguarda il pantalone, ho scelto il Quecia SH520 X Worm Stretch. Anche in questo caso mobilità è garantita dal tessuto elastico, che conferisce al capo una vestibilità attellata. Tra le caratteristiche che ho più apprezzato di questo capo, vi è la possibilità di regolare la vita attraverso una cintura fissa, dotata di due comodissimi strap laterali, che ne favoriscono una veloce ed efficace messa a punto anche in movimento. Il tutto è completato poi da una zip frontale con velcro nella parte del bottone, per la chiusura del pantalone. Per riporre i nostri oggetti ci vengono in soccorso due comode tasche richiudibili. Sono presenti inoltre due zip a tutta lunghezza per favorire la dispersione di calore, che si sono rivelate molto utili nelle giornate più calde. Il pantalone è integrato di ghetta con un orlo dotato di inserto antiscivolo ed un gancio da attaccare allo scarpone per limitare l'ingresso di neve. Infine, all'interno il pantalone si presenta smerigliato per una sensazione di comfort e morbidezza a contatto con la pelle. All'esterno il tessuto è endrobe e antivento, per restare all'asciutto ed evitare che il vento ci raffreddi. Per il secondo strato ho scelto il modello Quecia SH500 X Worm. Tra gli aspetti che mi hanno colpito di questo capo ci sono senz'altro la vestibilità slim e il tessuto di pile morbido a contatto con la pelle. Apprezzabili anche le due tasche richiudibili sull'addome, sempre utili per riporre i nostri oggetti. Tra le particolarità del capo troviamo la presenza di manicotti sul fondo della manica, un collo alto per limitare l'ingresso di freddo e un cappuccio impermeabile facilmente estraibile. Sono presenti inoltre inserti impermeabili su spalle, maniche e orlo. Il capo presenta un buon isolamento termico che ne consente l'utilizzo in condizioni di freddo rigido, ma questo ne inficia la traspirabilità durante le attività ad alta intensità, nonostante la presenza di una cerniera a tutta lunghezza e un'apertura dorsale posteriore. Infine, un limite che ho riscontrato di questo capo è la sua voluminosità, in quanto, se non indossato, risulta ingombrante per il trasporto. Come giacca, ho scelto la Quecia SH100 X-Worm. Il calore rappresenta il maggior pregio di questa giacca: grazie alla sua imbottitura ovattata da 200 grammi al metro quadro, infatti, potremo affrontare escursioni fino a meno 10 gradi. Per proteggerci da neve e acqua, questa giacca presenta un'impermeabilità di 5000 mm di colonne d'acqua, ed è dotata di cuciture stagne. Per limitare invece l'ingresso di aria fredda troviamo il collo alto e i polsini richiudibili. L'aspetto che più mi ha sorpreso di questa giacca sono le innumerevoli tasche. Due richiudibili sull'addome e foderate in pile per tenere al caldo le mani, due richiudibili sul petto, di cui una napoleonica, una interna per lo smartphone ed infine una grande tasca rete per riporre guanti o cappello. Il cappuccio è removibile grazie a un sistema di bottoni e strap ed è inoltre regolabile tramite lacci. Inoltre per proteggerci dalla pioggia troviamo una comoda visiera. Infine la giacca risulta essere particolarmente pesante anche solo tenuta in mano e le dimensioni ne complicano il trasporto quando non utilizzata. Come piumino ho scelto il Forklats Trek 500. È stato dotato di un'imbottitura composta all'85% di piumino d'anatra dal certificato RTS che ne conferisce un peso veramente esiguo. La vestibilità slim ne favorisce i movimenti e lo rende utilizzabile anche per la vita quotidiana. Per stoccare gli oggetti, invece, abbiamo a disposizione due tasche richiudibili sul davanti ed una tasca napoleonica. Per evitare l'ingresso di aria fredda, troviamo polsini elastici, collo alto e possibilità di regolazione sul bordo inferiore. Il piumino è richiudibile facilmente nella sacca data in dotazione, grazie alle sue dimensioni generose, che tuttavia non costituiscono un limite vero e proprio, poiché una volta inserito nello zaino si può andare a comprimere ulteriormente. Infine, questo piumino è idrorepellente per permetterci di restare asciutti i primi minuti di pioggia. Per proteggere le estremità ho optato per il berretto Wedze Grand Nord che offre un ottimo calore grazie al doppio strato lavorato a maglia e per quanto riguarda le mani non avendo trovato un paio di guanti sufficientemente caldi ho scelto le moffole Forclaz MT500. Queste moffole coniugano una buona capacità di calore data dalla fodera in pile ad una buona destrezza conferita dalla possibilità di aprire le moffole a mezza dita in caso di necessità ed infine le fettucce poste sulle dita ne facilitano molto la rimozione perciò in conclusione cosa possiamo dire di questi capi? beh il loro maggior pregio sicuramente è il prezzo perché tutto il kit da uomo e da donna stiamo all'incirca sui 350 euro Tenendo sempre conto, come ho detto inizio di video, che sono indumenti pensati per stare a meno 10 gradi. Se sapete di essere particolarmente freddolosi e di dover affrontare delle temperature decisamente più rigide, beh allora, sempre di Decathlon esiste la linea Ultra Warm che garantisce prestazioni fino più o meno a meno 20 gradi. Uno dei pregi che abbiamo riscontrato in tutto il kit è la qualità dei tessuti, fatta eccezione per l'intimo termico, che presenta un tessuto particolarmente delicato. Come abbiamo detto durante il video, forse l'unico grande difetto di questi capi è la voluminosità. Si tratta però di una caratteristica che per essere risolta necessita di un investimento maggiore in termini di denaro eh, per l'acquisto dei capi. Perciò, ragazzi, nella speranza di essere stati esaurenti ed esaustivi anche per questo video, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao.